cercavi? Certo! Oh mio Dio! Hai finito le tue commissioni perché devi tornare al ristorante e fare il turno di notte. Oggi è la mia serata libera e ecco, c'è anche il ballo di Halloween a scuola. Lo so, ma tu devi smetterla di essere così egoista, Sam. È ora di pensare anche agli altri. E agli altri serve che torni al ristorante e lavi il pavimento stasera. Ma io devo andare a quel ballo, Fiona, è importante. Avanti, Sam, devi pur guadagnartele i soldi per l'università. Troppi tavoli dovrai ancora pulire, cara. Senti, a scuola vado benissimo. Lavoro tutta la settimana e mi sto anche preparando per l'università. Dai, non ti chiedo mai niente. Ti prego, fammi andare a quel ballo. Dolcezza, ora sei grande abbastanza. Devo dirti una cosa a cui penso da molto tempo e che adesso sei in grado di capire. Non sei molto carina e neanche molto brillante. Sono contenta che ne abbiamo parlato. C'è ancora posto, eh? Certo. Non è colpa mia se sono così ben dotata. Ma non devi fare cose più importanti come pulire i cessi. Lo farei volentieri, ma sono troppo occupata a dirigere il tuo locale. Ma puoi accomodarti. Oh, ma guarda che peccato. Ho appena fatto una manicure da $150 con le palmette d'argento. Se continui così, Fiona, troverò un posto dove piazzare i $6 del mio pedicure. Dove sono i pattini? Fanno parte dell'uniforme. Senti, se volessi assomigliare a un clown, andrei a lavorare al circo. E se il circo fosse il mio, ti farei pulire il culo degli elefanti con dei coriandoli. Metto davanti, no, io mi metto davanti. Insomma, salite. Tirare! Dov'è la corona? Dov'è il premio? Non spetta un premio a chi vince? Non abbiamo vinto, mamma. Il premio ce l'ha soffiato un'altra ragazza. Oh, sono molto, molto, molto amareggiata per questo, ragazze. Non sembri molto amareggiata. Oh, è il botulino, nient'altro. Ho i muscoli del viso bloccati per un'altra ora e mezza. Non mi serve questo, non mi serve questo, non mi serve questo, non mi serve. Oh, oh. Oh, oh, l'hanno accettata. Oh, qui bisogna provvedere. Ciao, c'è della pasta per me? Oh, veramente? C'è qui una lettera personale di un certo Ed McMahon che dice che hai vinto $1,000,000. Non li spendere tutti insieme. Sam! Vattene via! Ma Sam, ti è arrivata una lettera da Princeton. Che cosa dice? Non mi hanno accettato. Oh, no! Oh, avevi studiato con tanto impegno. Che sciocca pensare che ce l'avrei fatta. Oh, Sam, sono davvero amareggiata. A volte la vita è talmente ingiusta con noi. Però ogni medaglia ha anche un'altra faccia. Puoi sempre lavorare al ristorante per tutta la vita. Un biscottino, cara. Sono morbidissimi. E ora che si è liberata di te, non c'è nulla che mi impedisca di darti una bella lezione. Ti prego, no! Non la mia faccia, è più nuova di quella delle ragazze! Colpisci loro due! Rhonda! Rhonda! Non ne vale la pena. Hai ragione. Bene, me ne vado anch'io.